voglio dirvi, noi non abbiamo proprio la benevolenza dei giornali, delle informazioni, a volte c'è anche un racconto un po' distorto. Ne sto vivendo uno che mi sta tagliando la carne addosso. E fatemelo fare davanti a voi. Voglio ringraziare Carlo Calenda perché in queste ore non ha fatto il leader di una coalizione, non ha fatto il segretario di partito, ha fatto qualcosa che è un incontro tra l'amicizia, l'uomo che sa di che cosa parla e cosa difende, perché guardate, ve la faccio breve, è successo a me, ma non è grave che sia successo a me, è grave per le mie figlie, per la mia famiglia, per i miei genitori a cui ho parlato. Io mi sono trovato un servizio nel quale una persona anonimamente diceva di avere subito molestie e ha supportato quella cosa portando uno scambio di messaggi. Quello scambio di messaggi è costruito in maniera artefatta. Io non li ho mai pensati, ideati, inviati. E non è la versione di Ricchetti, eh? Cioè questa cosa è riscontrabile in un minuto perché è qua e sarà là anche quello di questa persona. Il problema è che quando il giornalismo in Italia arriva a prendere questa cosa e a non verificare neanche per un secondo, ma questa cosa corrisponde alla realtà. Perché non è che se io salvo Carlo Calenda con scritto Mario Draghi e lui mi manda vuoi diventare ministro io entro al governo. Non funziona così. Sarebbe interessante. Guardate una cosa enorme, ma ci sono decine di migliaia di persone che ti dicono, Ricchetti, ma non ti vergogni di aver scritto queste cose? No, perché non le ho mai fatte.